Salve a tutti, amici e artisti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il mio compleanno e risponderò alle vostre domande. Vado? Ok, vai. Allora, faccio qualche premessa prima di cominciare. Questo Mario non risponde, a differenza degli altri lo facciamo in macchina, quindi io non guardo in continuazione l'obiettivo perché ovviamente devo guidare, non devi dire di andare a sbattere. Daniele mi farà le domande e io vi risponderò. Allora, Wayne Ward ti chiede: ho visto su Facebook che oggi è il tuo compleanno, quanti anni compi? 24, come sta dicendo? Sì. Sta dicendo 24. La verità? 34. Già. 44. Ah, questa cosa mi piace. Sei vecchio. No, giovanissimo sempre. Sei vecchio. Giovanissimo forever young. Mettere il video a 18 o più, perché questa domanda è abbastanza importante. Viewboy 2002 chiede: il tuo genere preferito. Diciamo che rispondo con il titolo di un altro film: Maschi contro femmine. Beh, se era Maschi contro stato... maschi era bruttissimo. Sì, pessimo, anche no. Maschi contro femmine. Il classico. Generale. Penso possa andare bene. Wow, siamo stati anche bravi a non evitare. Ma ho dovuto imparare, perché dopo i problemi che sono nati su YouTube, meglio così, guarda. Ok, poi Red Bull ti chiede: qual è la tua canzone preferita di Michael Jackson? La mia è la Pretty Young Girl. Domanda difficile, perché dire che mi piace una sola è impossibile. Mi piacciono tutte le canzoni di Michael Jackson, e tra le mie preferite, diciamo così, ci sta la Pretty Young Girl. Se devi proprio sceglierne una, You Rock My World. Okay. Ho scelto, anche se è difficile come scelta. E passiamo alla prossima domanda. Allora, poi Anime Boy PVP ti chiede: dove è nata la tua passione per YouTube? Cosa penserai di portare in futuro nel tuo canale? Fino adesso, qual è la tua community preferita? Allora, la domanda è lunga, anche la risposta è lunga, perché dove è nata la tua passione per YouTube? Io ho cominciato a caricare su YouTube nel 2013. Non mi ricordo, ti ricordi? Mi pare 2013. Vabbè, non immaginavo il potenziale di YouTube. Poi, ad essere onesti, grazie a Daniele, che in questo momento sta filmando e mi ha suggerito di vederlo in modo diverso, ho cominciato a caricare più video nel canale e via via la cosa è andata a crescere. Poi, qual è la tua community preferita? Beh, diciamo community e non si può proprio dire, perché è qualcosa che evitiamo di dire. Vabbè, diciamo YouTube, dai. YouTube, okay. E Instagram, dai. Sì, diciamo. Va bene così, YouTube e Instagram, sì. Ok. Trevor ti chiede: perché hai aperto un canale YouTube? Allora, ma vuoi parlare del 2013 o del 2017, 16, quando l'abbiamo ripreso? Appunto, partiamo dal 2013, allora. La prima volta che all'inizio sì, perché praticamente io facendo arte, quindi realizzando disegni e dipinti, li filmavo mentre li realizzavo e poi caricavo il video nel canale. Poi ovviamente, come ho detto prima, Daniele mi ha suggerito di usarlo anche in modo diverso e quindi poi ha assunto un altro aspetto, un altro scopo, quindi praticamente non ho più caricato soltanto il video di quel genere. Benten ti chiede: cosa ne pensi di Pablo Picasso? Ah, wow, un grande artista. Ah, wow. Certo, come si fa? È un grande artista, un mentore, un genio dell'arte. Tra i geni dell'arte, lo ammiro, mi piace moltissimo. Questa domanda è bellissima, te la fa Luigi Esposto. Quante volte hai bestemmiato nella tua vita? Ma, caro Luigi, ho perso il conto. Non ho più un numero, vado free. Giacobbe Mulo ti chiede: sei mai stato in Egitto? No, purtroppo no, mi piacerebbe molto. È tra i posti che spero di visitare prima possibile. Prima di morire. Certamente. Visto che sei vicino. Io non morirò mai, lo vedrò sicuramente. Ah, certo, aspettativa contro realtà. Daniela ti chiede: qual è la tua pizza preferita? Questa è semplice come domanda e anche come risposta: margherita e marinara, ma soprattutto margherita. A me piacciono le pizze semplici, quelle troppo elaborate. Ammazzo il gatto. Il gatto sei già zoppato. No, ciao micio. Mi raccomando, amate sempre gli animali. Gli animali. Analgamer 2003 ci chiede: vorresti diventare famosissimo ma perseguitato dai fans, tipo Michael Jackson? Sì, io penso di essere pronto a una cosa del genere. Sarei disposto.
simile. Ok. Sono stato convincente? Sì. Meno male. Marti Biccione chiede: Minecraft o Fortnite? Mi piacciono tutti e due, però onestamente sarà che ci gioco di più, ma tendenzialmente Minecraft, infatti nel canale ci sta, pure Fortnite va molto meno rispetto a Minecraft, o meglio Minecraft, perché lo preferisco, ce l'ho anche sullo smartphone. Rumen Coca chiede: che ne pensi di Agartha? Allora, non vorrei dire sciocchezza. Aspetta, prima di tutto, chi è Agartha? Perché neanche... No, chi è Agartha? Cos'è Agartha? Ah, okay. Se ho capito bene, sì, penso che si riferisca ad Agartha. Allora, praticamente Agartha dovrebbe essere una terra nella terra, cioè un mondo sottoterra. Cosa penso? Se esiste? Non sono sicuro, però potrebbe esistere qualcosa del genere, perché a parte alcune testimonianze che potrebbero essere vere o false, se pensiamo che comunque la terra è cava, ha delle cavità, ci potrebbe essere qualcosa sottoterra, anche perché ci sono civiltà antiche che parlano di popoli che hanno vissuto sottoterra, quindi potrebbe essere sì che esista qualcosa del genere. Floki Viking ti chiede: tu che sei un artista, hai mai visto la Mona Lisa da vicino? Penso che sia. Sì, probabilmente sì, perché si può dire. Purtroppo no, devo ammettere che sono in difetto, non l'ho mai vista da vicino, anche se mi piacerebbe. E poi la Mona Lisa si trova in? A Louvre. Sì, sì, a Louvre. Ok, prossima domanda. Io sono Gianni chiede: farai mai un viaggio in America? In America? Allora, io diciamo che ci sono stato in Centro America, perché il Messico è in Centro America, diciamo. Però spero di andare proprio a New York, le zone più, ancora più centrali dell'America, ecco. Anche se è così grande che non basta un solo viaggio, però spero di andarci. E domanda che ti faccio io: tu che posto vorresti visitare dell'America? Domanda mia aggiuntiva. Questa è difficile, perché come si fa a scegliere? Veramente, guarda, non ho idea. Non saprei. Hollywood. La butto lì Hollywood. Ok. Sono una star. Se tu vuoi. Principe Pony chiede: ti piacciono i documentari? Wow, moltissimo. Ma boff, tantissimi. Io i documentari a ruota ogni giorno. Sono un ignorante, ma li faccio. Ciao Darwin chiede: tra quanto tempo il prossimo video con le risposte? Raga, lo sto facendo adesso, quindi vediamo, poi facciamo questo e poi vediamo quando sarà il prossimo. Vabbè, dipende anche. Cazzo, mi viene addosso. 18, cazzo, mi viene addosso. Porco. Ok, censura. Facciamo bip, dai, cancelliamo. Ma mi veniva addosso, porca miseria. Ma proprio mai entrato in macchina. Matsumoto chiede: per le vacanze estive, mare o montagna? Belli entrambi, però per me mare, le vacanze per me sono il mare. E invece sempre domanda mia aggiuntiva: mare o piscina? Bam. Vabbè, ma questa tu lo sai però. Io lo so. E lo dico per gli altri: piscina, volessi tenere a casa, sempre piscina. Piscina. Sì, piscina tutta la vita. Robert Arugan o Arguan: ma quanti clickbait fai al giorno? Tutti quelli che servono. Tutti quelli che servono per diventare famosi. Molti di YouTube vuole ammazzare. Tantissimi, no? Cioè, quelli che servono. Sempre domanda di Anal Gamer: anche tu hai guardato la serie Chernobyl? Ma sì, l'ho vista. L'abbiamo guardata anche insieme, la serie. Sì. La consiglio anche. Mi piacerebbe metterla anche nel canale di cui parlavo prima, anche se lo bloccheranno, non sarà possibile. Però bella, bellissima serie, l'ho vista. Rega dei cani chiede: qual è stato il primo video che hai caricato nel tuo canale? Allora, come ho spiegato a te Daniele, beh, rispondo alla domanda. Il primo video che caricai il primo video che caricai fu quello della natività, il dipinto della natività. Quindi fu quello. Poi caricai il secondo, Infinito di luce, insieme all'altro dipinto. Poi successe il fatto che dovete avere un secondo canale. Comunque quello, per farla breve. YouTube Tech 0010, vabbè, una stringa binaria, sì, praticamente 00. Dice: I love you. Ma un maschio, penso. È stato bellissimo. What the fuck? Vabbè, dai, rispondiamo anche io. Ma anche no. Penso come risposta possa andare, ma anche no. Ok, hai appena perso un fan, vai, ciao fan. Vabbè, dai. Ti voglio bene.
ti stimo. Mariano Baghetti Fanpage chiede: che lavoro fai dopo YouTube? Cioè, penso che lavoro fai di fuori di YouTube. Già il fatto che sia una fanpage merita la risposta, no? Certo. Il parrucco, parrucchiere. Per uomini e donne, però principalmente per donne, per signore. Furryman 2013 chiede: facci una risata maletica. Come è stata? Vedi, penso va bene. Ok. Giocatore che non si può dire. Giocatore. Sì. Faresti un viaggio nello spazio? Sì, però avrei un po' paura, onestamente. Di rimanere. A parte questo, più che altro la condizione che si sta in questa capsula chiusi, il fatto un po' più claustrofobico, l'idea del non poter uscire. Sì, però non sicurissimo. Sì, ma con certi dubbi. YouTube Tech, sempre stringa binaria 0010. Hai mai provato una sigaretta? No, mai, non mi piace fumare. Per me la sigaretta puzza, no. Mai. Fumare mai, non mi piace. Non né fumate. Né erba né sigarette. Voi vuole fumare e parlo una mano, no, mai. Vabbè, diciamo, consigliamo di non fumare. Non fumare, però, vabbè. Ma carità, sozzo le mani. Io non fumo. Mario fica con la K, con la. Aspettate, ma guarda, con la K. Ascolti Calypso di Charlie Charles? Quel con Mahmood anche? Passa, dai, passa. Passa, dai. Passa. Sì, pensavo di prossimo, sì. Ragù sul fuoco ci chiede: verrai mai a Treviso? Allora, spero di sì, anche perché mi piacerebbe riuscire a fare un raduno e raccogliere tutti i fan, tutti i follower del canale e quelli che mi seguono. Da mia, quante volte failiamo nei video? C'è ancora il conto, io penso che di quelli. Beh, infatti esiste appositamente Epic Fail. Sì. Sono uscire anche il secondo. Certo, certo, come sempre. Speriamo. Shy Guy chiede: che giochi hai per PS4? Allora, per adesso solo Spider-Man, sì. Vabbè, poi c'è qualcuno online, sì. Digitali, Fortnite, Brawlhalla. Sì, sì, ne abbiamo un po'. Poi Hitman. Hitman, però la demo. Resident Evil 2. È la demo. Demo. Domanda di Bruno Twix. Sì. Mi firmerai mai un autografo? Ma a disposizione. Ci vediamo da qualche parte, che ne so, qualche Comic Con. È vero? Perché ogni anno, quasi ogni anno, viene al Comic Con. Vabbè, io vado sempre, quindi se ci vediamo qualche Comic Con. Se volete un autografo da me, io ci sono sempre. Io quasi sempre, ma comunque se ci vediamo, sì, volentieri. Maui Principe chiede: hai visto Far From Home? Sì, abbiamo visto sempre insieme. Avevo capito, è stato bellissimo. E l'abbiamo visto proprio il giorno che è uscito. Sì. Il 10 luglio mi pare. Bello, bello. L'ho visto, sì, bellissimo. Lo consigliamo. Certo. Nunzia ci chiede: comprerai il gioco degli Avengers? Se lo voglio comprare, sì. Quanto costa? È tipo, penso, un 100.000 euro. No, forse no. 60 euro. Vabbè, forse sì, però lo vorrei comprare, mi piace, sarà bellissimo. Toro Odinson chiede: sei mai stato a Ischia? Sì, a Ischia, sì, ma molte volte. Molti anni. Sempre pure insieme, sì. Infatti, sì. Molte volte comunque, sì. Mein Kampf, la mia battaglia, chiede: hai mai incontrato Mahmood? Sì. Sì. Cioè, certo. Aspetta, quello che io. Cioè, c'eravamo insieme, però. Eravamo insieme. Però l'hai visto più tu da vicino che io, certamente. Però io l'ho visto comunque da vicino. Non come l'hai visto tu che ti ha firmato. Cioè, mi ha cantato davanti praticamente. Però anche io ero abbastanza vicino, perché come ti ricordi la transina era abbastanza vicina. Quindi sì, sì, l'ho visto. E cosa ne pensi? Cioè, è stato bello? Che è bravo, sì, secondo me è bravo. Anzi, se vogliamo fare un video insieme, a disposizione. Mahmood, quando vuoi. Questa non è una domanda. Stefanica Lucille, ti auguro 10 milioni di iscritti. Amen. Spero di sì. Ma proprio detto da te, amen è bella. Allora spiego, perché amen vuol dire. Sì, spiego. Amen vuol dire così sia. Quindi qualunque cosa vuoi dire così sia. Così sia, amen, così sia. Allora, questa domanda
la intendiamo in questo modo. Allora, grazie e buon Natale chiede. La domanda originale è: fai tanti? Mariano risponde. Però io penso che vuol dire, cioè vuole chiedere. Io penso che vuole dire tipo farai molti, Mariano risponde. Ok. Se la domanda è questa, la risposta è sì. Perché via via che fate domande, vedo che ce ne stanno un bel po'. Guarda, rispetto all'ultima volta. Infatti. Quindi parecchi Mariano risponde, anche perché sono in base alle domande che fate. Guarda il beach topo. Beach topo. Zoomalo, riesci a zoomarlo. Saluta. Ciao Dodo. Ecco, questo è il famoso Dodo che sta sempre guardi nei video. Ciao Dodo. 2000 years later. Guarda, vice Dodo. Dodo. Buon abbraccio, cazzo di Dio. Chi l'hai detto? Tanti auguri a te. Good. Spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a tutti per gli auguri. Volevo poi ricordarvi che questa è una data speciale perché vado a fare l'indroma in quanto. Vai, sei pronto? Spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a tutti per gli auguri. Vi ricordo che questa è una data speciale perché è il 2/2/2020. In quale video ho detto qualche parolaccia che poi ci fai censurare. Però non renderò più 18, così che possiate mettere altri commenti e altre domande. Come sempre, vi chiedo di mettere like, di condividere il video e commentate di commentarlo. Iscrivetevi numerosi. E anche al canale Cinema. Ok, vabbè. Al prossimo video.